Dovreste vedermi in questo momento che sto cercando di avvicinarmi il più possibile al microfono per dirvi che venerdì, aspettate che non leggo, 29 settembre e domenica 1 ottobre sarò al Games Week di Milano in Fiera Aro, mentre venerdì 29 ottobre sarò al GOSH di Roma. Vi lascio il link in descrizione per prendere i biglietti per il GOSH e ora vi lascio questo video che è veramente, 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 miau. Amore, buongiorno amici, ciao amici, oggi sono a Ikebukuro, beh così dice la metropolitana, e voglio fare un'esperienza bellissima. Qui in Giappone, come vi ho detto più volte, ci sono i caffè un po' particolari, quindi i bar dove tu vai e ci sono o le maid, tipo le ragazze veste giapponesi che ti cantano la canzone, ti portano da mangiare, da bere. Ci sono i bar dei porcospini dove tu entri, ci sono i porcospini. Ci sono i bar dei gufi dove tu entri, ci sono gufi ovunque. E poi ce n'è uno che l'anno scorso non sono riuscita ad andare, dove mi sono promessa quest'anno invece di riuscirci, i Cat Café. Io non sono mai entrata. So che in teoria, per i video che vedevo su Facebook, tu entri e ci sono questi gatti, quindi ci sono gattoni ovunque pronti a essere coccolati e mangiati di baci. E io e Sasha ci vogliamo andare. Anche mangiati! Anche mangiati! Allora, Cat Café costa entrare 200 più tasse, quindi neanche tantissimo. Vabbè, Cat Treats, ma forse sono i giochini gatti, dei gatti. Gatti tritati. No, e drink. Ma sì, noi ci andiamo. Grazie amore, tienimi un secondo con questi che io faccio le clip. Dobbiamo salire le scale, poi amore li tengo io i sacchetti dei primi. Saliamo questa rampa, a che piano è amore? No. Noi saliamo fino all'infinito e oltre. Saliamo anche questa, allora vediamo l'insegna. No, non mi sa molto di gatti. Proviamo a salire anche questa. Andiamo, andiamo. Ecco, allora, lì ci sono tipo delle impronte che mi fanno capire che forse è qui. Oh, Mocha Cat Café is open. Questo paradiso magico. Oh mio Dio. Oh my God. Sì, sì, campanella, sto entrando. Oh mio Dio, amore, quanti ce ne sono? Ok, allora bisogna ovviamente togliere le scarpe. E questa macchina ci ha dato le ciabatte. Quindi apriamo, mettiamo via le scarpe e prendiamo le ciabatte. Mi sa che sono al contrario. Boh, non lo so, vabbè. Lasciamo qui i nostri pacchi, almeno non ce li tocca nessuno. Ok, chiudiamo, armadietto. Ovviamente bisogna lavare le mani. Oh mio Dio, guardate quanti sono. Mamma mia. Ciao sederino. Oh, qua c'è un artù a pelo lungo. Oh mio Dio. Oh mio Dio. Oh mio Dio. Oh mio Dio. Voglio piangere. Andiamo a conoscere tutti i gattoni giapponesi. Ciao, tu chi sei? A te ti chiamerò Poncho. Poncho perché ti piace dormire e stare fermo. E poi ci sei tu. Tu cicciolo. E tu chi sei? Hanno un pelo morbidissimo. Ci sono sti due scemi che si rincorrono. Ma questo che zampe ha? Ma che problemi ha questo gattino? Ha le zampe minuscole. Ciao. Amore, guarda che zampe minuscole. No raga, è un gatto nano. Quello è un gatto nano. Poi ci sei tu che sei stupendo. Mamma mia che meraviglia che sei. Poi ci sono questi due che stanno aspettando che lei giochi col bastoncino. E questo è Artù. Arturo, anche tu fissi il muro? Dai, fammi vedere che fissi il muro. Mamma mia, guardate com'è fiero. Lui è proprio un gatto fiero. Oh, ma sempre a prendere mania di protagonismo. Ciao gatto fiero. Ciao. Ehi, fatti accarezzare gatto fiero. Lì c'è la mia Mirta. Guardate come se la dormicchia la mia Mirta. Con un Salen del burrito. E un Artù che fissa il muro. E qui c'è una meraviglia. Ti fai vedere tu? Ah no, perché c'ha il giochino quel signore. Lei vuole giocare col giochino. Ed ecco il gatto nano. No amore, il gatto nano è terribile. Ehi, tu Anusis, era gatto nano? Ehi, tu? Mirta, non rubare nei miei zaini. Non è Mirta, poi probabilmente è un uomo.
Ehi Mirta, ciao. Non si rubano i miei zaini, eh? Se no ti gratto il sederino. Io te lo gratto, eh? Piccolino, mamma mia ragazzi, i gatti sono meravigliosi qui, eh. Guardate che roba. Sono dei gattoni, non sono dei gatti. Qua c'è un Arturo un po' particolare. È un Arturo abbronzato. Ciao Arturo abbronzato. E qui c'è qualcuno che se la dorme, eh? Che bella la vita. Me la dormo così, sono un gatto ciccione. E poi mi fanno le coccole ogni tanto. Oh sì, grattini, che belli. Qua penso che siano i giochini per farli giocare. Vediamo. Acchiappalo. Non gliene frega niente. Acchiappalo. Non gliene frega niente. E qua ci sono le orecchie da mettere. Ecco, ora forse è così. I gatti vengono da me perché sono una di loro. Effettivamente sono le 6 di sera. Sti gatti sono qui dalle 8 di stamattina. Non ne potranno più di vedere persone e di giocare. Ma devono farlo perché ci sono io. Oh mio Dio, raga, un altro gatto nano. No dai, ma io non ci credo. Guarda che zampe che ha. È nanissimo. Oh mio Dio. E Mirta viene a farsi le unghie. Buona grazzatina. Ma io non me ne ero accorta di te però, eh. Ciao. Non mi ero accorta di te. Sei stupendo. Ciao. Mi annusi il braccialetto. Senti l'odore dei miei gattoni. Ciao. Ti piace il mio bracciale? Prendilo il bracciale. Lo sta mangiando. Ciao bododone. Vuoi giocare con questo? Gioca. Non ha molta voglia di giocare. Ehi gatto nano, vuoi giocare gatto nano? Prendilo gatto nano. Ti accarezzo. Mamma mia, che meraviglia che sei tu. Si lavano anche, guardate che bravi questi gatti, belli puliti. No raga, il gatto nano è diventato il mio preferito. Adesso lo seguiamo, facciamo tipo Piero Angela e vediamo cosa fa. Allora, il gatto nano si sveglia la mattina, saltella qua e là e poi va verso la sua cuccia. Ah, non si sa far che cosa di preciso. Ora guarda un po' il traffico di Ikebukuro. Ehi, prendi questo scopettino. Prendi il che spavento. Raga, mi sono cacata sotto. C'è stata una lite di gatti che si sono rincorsi. E guardate il gatto nano. In tutto il suo splendore, con tutta calma, va dai suoi fratelli. Ma non capisce bene cosa succede. Gli annusa un po' il sederino. E poi guarda. In tutto questo il gatto nano decide, no, non ha ancora deciso niente, sta cercando di capire se è in questo mondo o no, gatto nano, e non capisce niente. Lei è una femmina, perché non so se lo sapete, quando un gatto ha più tre colori è una femmina, e lei è bianca, nera e rossiccia, un po' come la mia Mirta. Ciao piccola. Piccola, in realtà sei gigante e bella. È il cartellino. Oh, ma chi è? È tua sorella questa. Questa è precisamente Mirta Pelo Lungo. Ciao Mirta Pelo Lungo. Prendilo il fiocchettino della videocamera. Acchiappalo Mirta. Ma ha finito di curiosare quel gatto? Sempre nel mio zaino, cosa c'è? Ah, c'è il cibo che ho comprato a Zack, ecco perché. Ora ho capito. Niente, i gatti giapponesi piacciono usarsi i sederi. T'ho beccato, Mirta giapponese. Tu però sei la mia meraviglia preferita. Lo sai? Piccolo, tu sei la mia meraviglia preferita. Guardate che bello che è questo. Io me lo voglio portare a casa. Come faccio? Tra l'altro sono dei geni, perché addirittura, cioè, puoi prendere i caricabatterie e caricare i tuoi telefoni. Quindi oltre che stare con i gatti, bere e mangiare, puoi caricarti il tuo telefono. Ciao grattino. Queste sono le loro cucce, perché immagino che di là ci siano le sabbiette. Ho scoperto perché il gatto ci rubava il cibo. Cercava di aprirci lo zaino perché c'è la pappa di Zack. Ah. Io però a te non ti avevo visto. E tu chi sei? Mamma mia, che bello che è questo gatto, ragazzi. Non l'avevo mai visto questo di questo colore. Non sei un europeo, sei un gatto strano. Lui? Questo bel persiano. Oh mio Dio, ma tu che orecchie hai? Oh mio Dio, che orecchie hai? Prendi la cordellina. E poi metti che vuoi leggere, c'è tutta la collezione di Naruto.
Poi non so di quante altre cose, c'era sicuramente One Piece, tutti diciamo i fumetti che volete, così prendete, vi mettete seduti e vi mettete a leggere insieme ai gatti che zoppettano insieme a voi. Poi sto vedendo che qui c'è graduation party, non so che cosa vuol dire, ma io gli lascio un bigliettino, immagino che sia come ti sei trovato, penso, lo voglio fare. Prendo il bigliettino, prendo la penna rigorosamente rosa tenda e scrivo: io amo i... è difficilissimo scrivere così. Gatti. Comunque è proprio vero che i gatti piacciono a tutti, eh? Cioè, qualsiasi essere umano ama gli animali. E se non amano gli animali vuol dire che hanno dei problemi. Comunque mi sono presa la mia bibita e sti due balordi sono ancora qui. Ciao Ciccio 1 e ciao Ciccio 2, pronti a venire in Italia? Vi porto tutti con me. E poi c'è il mio gatto nano. Mamma mia, come sei bello! Due gatti nani! No, non ci voglio credere. Oltre ad avere le zampe corte, c'ha le gambe storte come i giapponesi. Tu perché mi guardi così? Prendi le mie orecchie? Sasha sta facendo pubbliche relazioni con l'altro gattaro. Come? Cacciotti. Ah, sei italiano? Ah, metà italiano. Dovremmo dirlo a Surri. Sta cercando di ipnotizzare i gatti, ragazzi. Guardatelo, sta cercando di ipnotizzarli. Vedi, Sleepy gli dice: dormi, dormi. Non mi sa che non ce la sta facendo nel suo intento. Dormi. Non ce la farà mai. Io scommetto che non ce la farà mai. Con lui sì, è facilissimo. Dormi. Dormi, hai visto, ho vinto. Amore, vieni qui un attimo. Che dici, casa nostra tra qualche anno? Oh yeah. Ah, ma c'è il Cats album. Allora, vediamo i nomi veri. I nomi veri sono: lui, quello che io ho chiamato Hitler perché c'ha questo nasino, si chiama Munchkin. Amore, Munchkin è la razza, non è lì. Ah, e qual è il nome? Arare. Arare, ops. Ciao Arare. Lui è Shimba. Poi questo è quello carino che piaceva a me, l'europeo strano. Musashi. American Short Tail. Shasha. Amore, ci sei tu, Shasha. Ciao. A voi vedi che avevo ragione io? Questo qua, come dicevo prima, il norvegese delle foreste, quello che diventa enorme, la bestiola che c'è. Poi abbiamo uno Scottish che è quello, oddio, con le orecchie, quello che volevamo noi, quello triste. Poi abbiamo il Maine Coon. Oh, il Maine Coon, oh mio Dio. Questo l'ho visto, c'è il pelo corto qua e la coda invece è tipo... è enorme il Maine Coon, sono i due gigantoni che abbiamo visto. Poi c'è Artù. Juju. Artù si chiama Juju. È un birmano. Poi abbiamo un Aru, Munchkin. Poi abbiamo... questo qua l'ho chiamato Artù Tarocco io. Cinese, io l'ho chiamato Cesso. Certo che tramete. Poi abbiamo questa che piace a me, questa che è un'altra che sembra Mirta. Raga Muffin. Raga Muffin, è un muffin e si chiama Ete. Ah, guarda, questa è proprio Mirta, Mirta un po' cicciona. Un altro Raga Muffin. E infatti è Mirta cicciona, Rieta. E questo è il gatto, è quello senza... Gli ho detto io, ma le zampe dove le hai lasciate? Le hai lasciate a casa le tue zampe? Moin. E si chiama Monia. Oddio, Sakura. Bengala. Questo è un gatto, non avrei detto che era un bengala. Tu qui. Belle. Atomo. E poi c'è questo che mi piace un sacco, che è quello cinese. Vanira, quindi è una femminuccia. E poi c'è quello colore che è tutto bello scorto e pinco, mi bello. Si chiama Jane Kotsu. È l'ora della pappa, amore, sembrano i nostri quando diciamo la pappa. Guardate che meraviglia, vado davanti a fargli le foto. Dai, quello lì è un po' scemo come Buzz, guarda, non riesce a trovare la sua ciotola. Oh mio Dio, guardate che roba. Oh, è tutta mia la pappa. Chissà se adesso il primo che finisce va a rovistare nelle ciotole degli altri come fa qualcuno dei nostri. Vero? Dovremmo riuscire a educarli anche noi così. Allora, Rosso ha finito. E ora che ci faccio caso, i gatti nani non ci sono. Probabilmente sono talmente piccoli che non riuscirebbero ad arrivare alla ciotola. Allora li fanno mangiare nelle loro cose. E qui sono solo quelli grandi, grandi, grandi. T'ho beccato. T'ho beccato. Guarda come sale. Ti ho beccato che vai con la zampa a prenderglielo, eh. Ti ho visto. Tra l'altro guardate che colore. Guardalo. Aha, beccato. Io gli rubo il croccantino. Ah, bella la vita, tuo viziato, eh. Ti sei fatta portare la pappa sull'albero. Complimenti, tu hai vinto tutto. Ciao gattini, ci vediamo la prossima volta. Sicuramente sarete curiosi di sapere quanto abbiamo speso. Abbiamo speso 2100, quindi una cosa come 15 euro, 16 euro, però abbiamo preso anche due bibite. Quindi, standoci un'ora, non abbiamo speso nemmeno tantissimo. Ora è il caso di rimetterci le nostre scarpe perché siamo con le ciabatte e di dire ciao a questi micioni, perché prima di terminare il video devo dirvi una cosa importante. E adesso vi svelo quello che vi dovevo dire. Quando torneremo dal Giappone ci
sarà un nuovo arrivo in famiglia. Questo arrivo in realtà per i più attenti, per quelli che veramente mi seguono tanto tanto tanto, diciamo che non sarà una proprio una novità, ma un qualcosa che hanno già visto. C'è una storia molto particolare dietro questa cosa che poi vi racconterò, ma sappiate che quando rientreremo arriverà questa sorpresa in casa nostra, sorpresa che sarà bellissima, che farà sorridere molti di voi e specialmente sorpresa che farà sorridere me e Sasha. Io vi mando un bacio, se prendesse il focus la videocamera sarei molto più felice e ragazzi mi piace condividere con voi tutte queste esperienze, quindi le faccio veramente volentieri, è come se voi foste qui con me, quindi un bacio da me, un bacio da tutti i gattoni e anche dal mio animale che ormai è andato e non mi aspetta più. Ciao amori!